Ogni partita sei sempre meno timido, ti proponi di più, ma quel taglio stile basket, backdoor alle spalle della difesa visto da Lescano, è stato stupendo. Sì, dai, alla fine serviva qualche partita per ambientarmi, anche prendere l'intesa con i ragazzi, però ci voleva sbloccarmi, alla fine mi piace fare gol, mi piace propormi e quindi è stata una bella soddisfazione. Soprattutto perché anche nel primo tempo Kraja ti aveva messo una bella palla sulla corsa, non hai calciato benissimo, però hai detto bene, con il tempo ti stai inserendo in questo gruppo. Sì, magari in quell'occasione sono dovuto andare un po' di più a prenderla e quindi magari il difensore mi ha chiuso meglio, invece nell'altra occasione Lescano mi ha trovato bene e non mi sono fatto trovare impensierito. Se qualcuno ti avesse detto a luglio, quando ti ha chiamato il Pescara, quinta partita, vai a Foggia, segni, il Pescara vince 4-0? Non ci avrei creduto, penso, perché alla fine per me sono le prime esperienze fra questi grandi palcoscenici con una squadra importante, quindi gol in contro squadre importanti ne avevo fatti, però in questo ambiente è ancora più bello. Che effetto ti ha fatto giocare in questo stadio con quasi 10.000 spettatori che, secondo me, è stata una delle cose più belle della serata? Vi hanno applaudito a fine partita. Sì, è stata un'emozione veramente grandissima, ma anche proprio quando ho fatto gol mi esplodeva il cuore dalla gioia che avevo, perché veramente è stata un'emozione grandissima. Anche perché abbiamo una domanda qualcosa da studio, perché sì, anche Massimo. Perché Enrico aveva, ma questa è una battuta naturalmente, aveva qualcosa da farsi perdonare Lorenzo Milani dopo la grande prestazione dello scorso anno, ma con la maglia del Pontedera. Praticamente l'aveva decisa lui la partita. Dovevi farti perdonare il gol che avevi fatto in maglia Pontedera. Sì, dai, alla fine magari quello è stato il gol che mi ha fatto venire qua, quindi magari non è stato un perdonare ma un abbracciare questa squadra. Dai. Allora forse perdonare il fallo su Chirico da quella punizione con il Crotone. Sì, probabilmente non era fallo, però, però almeno secondo il mio punto di vista, però dai, almeno ci siamo ripresi. Oggi si è visto il Pescara più bello della stagione, quanti margini ha secondo te ancora questa squadra? Il miglioramento? Assolutamente, è solo l'inizio, siamo appena alla quinta partita e dobbiamo continuare così. Alla fine stiamo giocando bene, ci stiamo proponendo tanto in avanti e fare 4 gol a una squadra del genere magari ci dà fiducia nell'andare sempre più avanti.